quel glaciale, pastè, che non sta bene. Eccoci qua. Amici di Made in Vino, ciao. Siamo qui sempre con Christian. Ciao. E oggi per voi degustiamo un vino fantastico. Un Gewürztraminer Nussbaumer della cantina Tramin di Termeno. 2011, siamo in Sud Tirol, chiaramente. Un vino che è nell'Olimpo dei vini bianchi italiani. Andiamo a vedere com'è. Andiamo a vederlo. Beh, direi un bellissimo giallo paglierino, limpido, direi con una piccola correzione, giallo dorato, non sì, paglierino, sì. Limpido e consistente. Assolutamente sì. Andiamo subito ad annusarlo, senti i profumi da di qua. Wow, qui sembra quasi di essere ai Caraibi, sì, perché qui c'è della banana, dell'ananas, del mango, tutta frutta molto matura. Matura. Si sente anche questa bella tostatura, molto levigata, è un vino che ti invita tanto a bere, estremamente morbido già al naso. Sì, direi anche. E poi ha dei profumi un po' particolari, sì. Giusto? Ti direi una lacca da verniciatura, qualcosa di curioso. Assolutamente sì. Beh, qui è un trionfo, un'apoteosi di profumi. Davvero. Si dovrebbe stare minuti e minuti solo col naso. A parlare di questo vino. Degustiamo. Allora, qui c'è una grossa corrispondenza tra quello che abbiamo sentito al naso e quello che abbiamo sentiamo in bocca. Oh, direi che abbiamo della noce anche. C'è quindi corrispondenza con tutto quello che sentivamo al naso. Esatto. Emerge questa noce che tra l'altro è anche parte del suo nome, no? Quindi ottimo davvero. Naus Baumer o Nussbaumer, Nuss appunto sta per noce. Direi anche... Ma comunque secco, bello caldo, 15 gradi, avvolgente. Di corpo. Un bel vino di corpo, strutturato e si merita tutti i premi che ha, se li merita. Spenditi. 15 gradi ragazzi. Cosa ci mangiamo? Allora, intanto serviamolo a 10-12 gradi, mm-hmm. Così i suoi profumi vengono ed emergono fuori. E poi ci mangiamo una, come direbbe il nostro amico Mazzola, un gnocco di patate con sugo di capsante. Wow, ora quelli in bocca. Amici di Made in Vino, super cheap! Vale Mazzola, sì, vale Mazzola, no, ci sta, dai. Ciao Mazzola.